Arriviamo alla settima galleria, vedete qui nell'immagine, dedicata al generale Antonino Cascino. Chi era costui? Spendiamo due parole per non lasciarlo cadere nell'anonimato. Fu il primo generale italiano a entrare a Gorizia. Quando scoppia la guerra, Gorizia era austro-ungarica. Sul fronte del Carso vi ricordo che scoppiano in tutto 12 battaglie. Nel 1916 si consuma la sesta battaglia sull'Isonzo e fu l'unica battaglia ad ottenere vantaggi territoriali significativi sostanzialmente, perché gli italiani riuscirono a prendere Gorizia. Il primo generale a entrare a Gorizia in qualità di generale di brigata, una brigata sono circa 5.000 uomini, fu proprio Antonino Cascino. Venne poi promosso a generale di divisione. Più o meno una divisione sono 20.000 uomini dell'ottava fanteria e venne impiegato nell'undicesima battaglia dell'Isonzo, quella che si consumò nella seconda metà dell'agosto del 17, poco prima Caporetto, che sarà la dodicesima battaglia dell'Isonzo, no? La disfatta di Caporetto. In questa undicesima battaglia il nostro Cascino riuscì ad ottenere successi strategici importanti. Tanto che poi nel mese successivo, quindi nel settembre del 17, tentò di dare l'assalto a Monte San Gabriele. E qui però venne ferito da una scheggia di una granata austriaca che lo ferì ad una coscia. Avrebbe dovuto essere ricoverato il prima possibile, invece decise caparbiamente di rimanere in prima linea per controllare la situazione, per dare le direttive ai suoi, per infondere coraggio. E purtroppo, trascurata la ferita fino a tarda sera, poi fece infezione e di lì a pochi giorni portò il generale alla morte. E venne poi ricordato con una medaglia d'oro al valor militare. La galleria successiva, l'ottava, è dedicata al generale Antonio Cantore. E anche questo generale ha un, se volete, triste primato, perché fu il primo generale italiano a morire dal fuoco nemico durante la Grande Guerra, tanto che questo attirò molto l'attenzione della stampa che dedicò diversi titoli e fece diverso scalpore. Morì nemmeno 2 mesi dopo lo scoppio della guerra. L'Italia entra in guerra il 24 maggio 1915. E il generale Cantore muore il 20 luglio del 1915. Era un generale di divisione, quindi un generale importante, insomma. Assunse il comando della seconda divisione che stava combattendo nella zona della Quarta Armata. Siamo in questo caso vicini a Cortina d'Ampezzo. Il generale Cantore tentava di sottrarre ai nemici l'intero gruppo delle Tofane, per capirci. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, però, doveva elaborare, visto che era particolarmente difficile riuscire a saltare quella zona, c'era un castelletto inespugnabile, doveva cercare di elaborare un piano efficace, naturalmente, e per riuscire a elaborare un piano efficace, decise di compiere personalmente un'ispezione dei luoghi per tracciare il terreno, la morfologia e cercare di avere una visione più aderente alla realtà. E che cosa accade? Che ad un certo punto giunge in un buon punto d'osservazione e si appoggia a un parapetto di roccia, si erge per guardare la zona circostante col binocolo. E proprio lì viene visto da un cecchino austriaco, il quale spara due colpi. Il primo lo manca e il secondo invece lo centra perfettamente in mezzo alla fronte e lo uccide sul colpo. È stato scritto che il generale Cantore venne individuato dal cecchino con una certa facilità a causa dell'alta visibilità dei gradi che portava sul berretto, perché il berretto mostrava una fascia rossa, una serie di croci greche e un'aquila, segni distintivi che attrassero l'attenzione del cecchino, il quale fece fuoco ovviamente prima di tutto sull'ufficiale e quindi sul nostro generale.
tanto che poi sembra che l'esercito italiano abbia deciso di ridurre la visibilità dei gradi proprio per rendere più difficile l'individuazione degli altri graduati da parte dei nemici. Ecco, l'ottava galleria, una galleria sui generis in qualche modo, perché come dicevamo prima, le prime 8 gallerie, quindi questa compresa, sono gallerie cannoniere, cioè gallerie dove vennero posti dei pezzi di artiglieria per controllare il passaggio nelle valli sottostanti. Ecco, qui potete vedete dall'esterno una postazione di artiglieria, in questo caso è un cannone, no? E appariva più o meno così. Vedete, postazione di artiglieria lungo la strada delle gallerie. Qui c'è la bocca da fuoco, vedete, ricavata proprio nella roccia. E sopra sono stati posti dei sacchi di sabbia per attutire eventuali colpi ed è stata mimetizzata con una serie di frasche. Dall'esterno, più o meno, questo doveva essere la visuale, anche se gli austriaci non riuscivano a vederlo se non attraverso alcuni voli di ricognizione, di cui magari parleremo. Ma la postazione d'artiglieria si può ben vedere nell'ottava galleria anche dall'interno. Se noi entriamo, eccolo qui, nell'ottava galleria, ad un certo punto, quasi all'inizio, trovate un bivio. Vedete, a sinistra, dice il cartello inciso sulla pietra, strada delle gallerie, proseguite verso la nona, la decima galleria, mentre a destra, imboccate la galleria radiale che porta alle cannoniere. Se giriamo a destra, ad un certo punto, tra le varie postazioni d'artiglieria, incappiamo in questo pezzo qui. È un obice 7513, modello 1915. È un pezzo d'artiglieria utilizzato nella prima guerra mondiale dall'esercito austriaco. È un pezzo austro-ungarico questo, attenzione, il quale venne pensato e progettato come pezzo da montagna da utilizzare ad alte vette, soprattutto nei confini meridionali, perché quando l'Austria-Ungheria entra in guerra, no, nel giro di un anno si aprono due fronti meridionali, uno nei Balcani e uno con l'Italia, ed erano entrambi fronti piuttosto montuosi in Italia, ma anche per esempio in Bosnia, per cui bisognava progettare e utilizzare dei pezzi d'artiglieria particolarmente funzionali per questo tipo di scenario bellico qui. Un conto è combattere in pianura e servono certi pezzi di artiglieria, un altro conto è combattere in montagna. Bisogna pensare e progettare altri pezzi di artiglieria, come questo obice qui, pensato proprio per essere utilizzato in montagna. Perché? Perché i pezzi di artiglieria, se vengono utilizzati ad alte quote, devono quantomeno avere due accorgimenti, diciamo così. Il primo riguarda il trasporto. Cioè, dobbiamo ricordare che generalmente in montagna non ci sono strade rotabili, se ce ne sono, ce ne sono molto poche. Le cime più alte quasi sempre le si raggiungono attraverso delle mulattiere, cioè delle strade che possono essere percorse da uomini e da muli, ok? Per cui, il pezzo da montagna che deve essere portato ad alte quote, deve essere scomponibile in carichi che abbiano un peso sostenibile dal mulo. Vedete che in questo caso il pezzo, l'obice da 7513, pesava, eccolo qui, lo vedete, questo è un cartello che potete vedere in loco, pesava 613 kg. E vedete cosa c'è scritto? Il pezzo è scomponibile in 7 carichi per il someggio. Il someggio è il trasporto dei pezzi d'artiglieria sulle bestie da soma, da cui il someggio. Per cui 7 muli per portare i pezzi di questo obice qui, e quindi facendo i calcoli più o meno 90 kg per ogni mulo. Ecco, quindi era una bella fatica, al quale tra l'altro bisognava aggiungere anche il peso del basto, e cioè della, come dire, della sella di legno, no? Piuttosto grande e rozza, quella tipica dei muli, e della bardatura, che più o meno erano altri 45 kg, per cui insomma i nostri buoni muli si portavano un 130-140 kg sul dorso, attraverso appunto le mulattiere, quando andava bene, perché quando andava male, come potete vedere in questa foto qui,
e i pezzi di artiglieria, sempre scomponibili, dovevano essere trainati a forza di braccia dagli uomini. Qui vedete, siamo all'ingresso della seconda galleria e possiamo vedere il traino di un cannone, che è questo qui, vedete? Che è bardato, tirato con delle funi, ci saranno una quindicina di uomini che lo tirano e lo portano forse verso la seconda, forse verso la terza galleria, chi lo sa, già la seconda galleria, se vi ricordate, sulla sinistra presentava una postazione d'artiglieria. E fino a quando non c'era la mulattiera, perché poi la strada delle 52 gallerie diventa una mulattiera, fino a quando i muli non potevano transitare e dovevano sopperire gli uomini a forza di braccio. Ecco, torniamo al nostro obice da 75-13, no? Vi dicevo, è un pezzo da montagna che doveva soddisfare due requisiti. Da un lato, essere smontabile e assemblabile per i motivi di trasporto che dicevo. Dall'altro lato doveva avere determinate specificità balistiche, cioè il tiro dell'obice doveva permettere una traiettoria più arcuata possibile. Perché? Perché se un cannone può sparare solo in linea retta, orizzontale al terreno, certo può colpire l'obiettivo, ma se l'obiettivo è posto dietro un ostacolo verticale, è chiaro che la palla di cannone andrà a impattare sull'ostacolo verticale, lasciando incolume il nemico che sta dietro, no, linea teorica. Per cui per riuscire a colpire un nemico che si ripara dietro a una qualsiasi sommità verticale, bisogna arcuare il tiro. Più il tiro è arcuato, mi capite, no? Più è possibile superare l'ostacolo verticale e colpire dall'alto sulla testa il nemico che si ripara. Ecco, per cui, visto che in montagna il paesaggio è estremamente irregolare, non siamo in pianura dove tutto è piatto, no, ma è tutto un saliscendi, l'obice da montagna doveva avere la possibilità di arcuare la traiettoria e quindi l'inclinazione del pezzo doveva essere la più ampia possibile. E in questo caso qui l'obice poteva arrivare fino a 45-50 gradi, che è già un limite che lo fa avvicinare a un mortaio. Il mortaio parte in genere da un'inclinazione di 45-50 gradi per andare ad inclinazioni maggiori, perché il mortaio è proprio il pezzo che riesce ad arcuare maggiormente le traiettorie, no? Dei proiettili. Questo, pur non essendo un mortaio perché era un obice, comunque presentava una grande duttilità nell'inclinazione e risultava particolarmente efficace, ripeto, proprio in montagna, dove le traiettorie dovevano variare continuamente. E altre caratteristiche tecniche di questo obice le vedete qui nel cartello esposto in loco. Vedete, il calibro era di 75 mm, quindi 7 centimetri e mezzo, e la cadenza di tiro 8 colpi al minuto, quindi una cadenza piuttosto serrata, gittata massima 8.250 metri, quindi una bella gittata con una certa profondità. Ecco, questo fu un pezzo, ripeto, progettato, utilizzato dall'esercito imperiale austriaco, il quale fu molto soddisfatto dell'efficienza di questo pezzo, tanto che addirittura lo stesso esercito tedesco, che pure aveva un'industria pesante delle acciaierie che non prime al mondo, che non invidiavano nulla a nessuno, lo stesso esercito tedesco cominciò a dotare i propri arsenali di questo pezzo qui, tanto era efficiente. E questo la dice molto lunga, perché vi ricordo che i tedeschi erano quelli che avevano utilizzato quei cannoni micidiali, si chiamavano Grande Berta, che avevano completamente raso al suolo le piazzaforti belghe quando la Germania invade il Belgio proprio all'inizio della guerra. I tedeschi erano quelli che avevano utilizzato il cannone di Parigi, un cannone che aveva una gittata di 130 km, per cui riuscirono a colpire Parigi per grandissime distanze. Per cui le acciaierie tedesche erano le prime al mondo. Ecco, nonostante questo, come dire, la qualità tecnica dell'obice 7513 viene di fatto copiata e assunta anche dai tedeschi, utilizzata anche da loro. Poi la guerra finisce al termine della Grande Guerra, molti pezzi austriaci vennero recuperati anche dagli italiani come prede di guerra, ne vennero recuperati quasi 400. E questo cannone che vedete qui è proprio una preda di guerra. Cannone austro-ungarico, qui piazzata in bella mostra, per mostrare che questa era una, un
una postazione d'artiglieria e anche per mettere in bella mostra una preda bellica, no? Un cannone che fu austriaco e che poi divenne italiano a guerra finita. Arrivederci e alla prossima galleria.